Salve a tutti, buongiorno, ben arrivati. Eccoci, siamo pronti. Quella crima stratencar Cesare, buongiorno. Riuscirà mal a finire il gioco senza dire una parolaccia? Vedremo, vedremo. Potrebbe essere una sfida molto interessante. Vedremo. Un pochino troppo alto il volume, mi sa, vero ragazzi? O va bene così. Mi sembra un pochino alto. Allora, mettiamolo a 75, vediamo come va. Mi sembra vada un pochino meglio. Vediamo un po'. Cavolo, uguale. Ok. Dai, ok, così va bene. Così ci siamo, dai. Vediamo un pochettino. Beh, andazione. Veramente. Ma che cosa hanno usato per l'audio di questo gioco? Ah, troppo basso. Ok. Vediamo così. Cavolo. Wow, ma salto in slow-mo è altissimo. È ancora altissimo. Com'è andata Tenkar la vacanza? Ti sei riposato? Cioè, più basso di così no, non so proprio. E adesso? Stamattina ti sei svegliata alle 6 per quanto ti eri riposato. Come vi sembra adesso, ragazzi? Adesso è meglio? O ancora un pochino più basso? Uguale? Aspetta, Cesare. Adesso? Come lo senti? Così che dici, va bene? Io lo sto vedendo dalla barra. Proviamo 20? Cavolo, al 20%, ma che, sul serio, ma che hanno usato per fare? Che poi calcolate che già sta al 50% abbassato l'audio del gioco su OBS. Quindi è il 20% del 50% questo. Quindi immaginatevi voi l'audio normale com'è. Asada, muori, muori, bambino! Asa, asa! Questo sì. Cos'è questo? Ah! Ho salvato! Tipo. Ah! Salve, anziano signore. Sto cercando la Mulana, presumo. Oh! Ah sì? Anche l'origine della vita stessa.
ti ha dato un peso? E ovviamente sembra essere stato fatto in Giappone. Ho sentito che fanno anche dei buoni giochi laggiù. Ma il vecchio del villaggio che vive in una tenda ha fatto un software per il portatile. Duplex Mailer. Ok. Grazie anziano del villaggio. Ah, c'ha la memoria. Basta che ci dico. Ah no, così è installato. Però no, mi ha detto che ho 4 messaggi, ma in verità non ho messaggi. Così è disinstallato, così è installato. Ah, adesso mi è arrivato il messaggio. Ah, il suo software può ricevere i messaggi solo da lui? Ok, non ci sono, non sono pianificati delle update della versione. Ok, vabbè, è un signore abbastanza inutile comunque. No, vabbè, dai, mi ha dato un software. Ma non posso comprare nulla? Ho 10 monete? Che cos'è questo? Hand scanner. Ok. Non avevi nient'altro. Ok. Qua sotto che... Muori, muori! Non posso uccidere... E cos'è questo? Un butler. E questo? Waterproof case. Ah, ci devo mettere dentro il laptop, altrimenti si bagna. Ma costano tantissimo. Mi è arrivata una mail. Però è la seconda, scusa, è la prima? Gli scheletri e gli oggetti misteriosi. Quindi c'è qualcuno che è morto con una mappa qua giù intorno. Cosa da? Ho capito, ma mi mandi una mail ogni secondo. Shell Horn al Sound Canyon. Sopra l'ingresso delle rovine. Ma lui non me l'ha dato però il peso. Cioè io qua non ce l'ho il peso. Non me lo segna neanche da nessuna parte sullo schermo. Ah, questo è il peso. Cliff Reader 50. Yagumap Reader. Ciao Bofur, buongiorno, ben arrivato. Lo voglio il Yagoo Map Reader. Ah, ok. Aspettate, vado a rompere quell'affare perché... Cosa da? Ah! No, muori! Ok. Mamma mia. Eccolo un peso. Cioè, credo. Ah! Però se no. Ma posso saltare so. Ah! Sono bloccato praticamente sotto. Ho capito. Ah, non si può saltare. Sarà molto dura, ragazzi. Bisogna. No! Dov'è la mia energia? Che cos'è qui? No! Bastardo! Cavolo!
Bastardo. Scendi giù, se hai coraggio. Ah! No! No! Muori, uccello. Dopo ritorno da quello. Ok, la vedo molto difficile, ragazzi. Aiuto! Quella Brando! Buongiorno, ben arrivato! È debole contro il bastone del serpente? Ma io non ho il bastone del serpente, però. Oh, oh. Mi sa che sto per morire. Ops. Vabbè, ma è difficilissimo colpire... No! Aiuto! Non voglio morire! Non voglio morire, non voglio morire! Ah! Ok. Ma posso... Oh! Come faccio? Ah, però respawnano! Comunque mi aveva detto che c'erano delle sorgenti calde. Devo trovare queste sorgenti calde per riposarmi. Comunque la frusta colpisce veramente troppo vicino. Sarà quella? Questa qua una sorgente calda? Sì. Cioè io ho solo 32 punti ferita. Potrebbe essere un po' un problema, ragazzi. Sono un pochino pochi. Allora, io devo capire. Questo qua. Ma! Sentite, questo condor è un condor. È una cosa fastidiosissima. No, dai, mi ha sfiorato. Mi ha appena sfiorato. Scendi qua. Cosa? Dicevo, questo affare secondo voi, ragazzi, che cos'è? Ah, cavolo. Aspettate, prima uccido questo. Perché questi, se gli arrivi alle spalle, no, non ti vedono. Posso scendere? No. Non si... Come? Non c'è una maniera per leggere questo cartello? Ah, eccolo. Ma che scherziamo? Non mi sta trollando? Avete visto che cosa c'era là? Io non ci vado là. Vabbè. Cioè, ma no. Ma voi siete matti, ma io non ci vado da quello. Ma avete visto quanto era grande? Ma non se ne parla proprio, ragazzi. Cioè, ma se salvo mi ridai punti ferita? Domanda. No. Che domande. Allora, quello dovrebbe essere l'ingresso del tempio. Questo qua sopra. Oh, dannato uccellaccio. Ma sul serio? Di qua dove si va? Ah, ok. Vabbè, ho capito. Allora, però, là sotto c'è la statua... Posso esaminare? Ah!
ho trovato la mappa. Come si fa a vedere la mappa? Ah, è questa là. Mi sta prendendo in giro. Che carino che mangia il ramen, però. Ma non è la mappa questa. Cioè, no, non era la mappa quella. No! Whoops. Era la mappa, secondo voi? Ah, cavolo, mal però. Devi saltare. No! No! E dai, però! Allora, riprova. Asada! Ok, ora salta, scendi qua. Oh! Come faccio a mettere... Ok. Ho rotto l'ingresso. Ma qui c'è la statua del vecchio saggio. Cioè, di Duplex. Potrei scendere qua sotto, però che scendiamo a fa? Ma perché poi ho aperto... Secondo me se scendiamo da là non risaliamo. Secondo me se scendiamo da lì non risaliamo, ragazzi. Io ve lo dico. Corri! No, mi ha preso. Ok. No. Ah! Ha aperto la cesta. Mamma mia, che esploratore che sono. E che cos'è? Suona una strana melodia quando risolviamo i misteri nelle rovine. Ok, credo. Asada! No, mi ha sfiorato. Ok. Vabbè dai, fino a qua. Oh. Fino a qua sta andando bene, no? Quindi ci sono le rapide di qua. Però ho visto che mi serviva anche la custodia per il... Sto per morire. Per il portatile. No, io non ci... Voglio i soldi qui. Ma non ho capito, ma questa cosa verde... Sto per morire. Che sto prendendo? Ciao Tachigami! Buongiorno, ben arrivato! Dicevo, questa roba verde che... Ah! No! Ah! Che sto prendendo? Ma... non è energia. Non posso... Non si può saltare giù. Allora, devo andare assolutamente a riposarmi. Perché sennò facciamo una bruttissima fine. Sono rimasto solo con 8 punti ferita. Ok, allora prima salviamo. Ok. E poi, com'è Muko? Ma non è Muko. Ma è verde. Che Muko hai? Allora. Vieni qua, non ti temo, serpente. Quindi... Ah, forse però posso andare a vedere qua a sinistra? No, chiuso. Scusate, noi adesso abbiamo 36 monete. Tachigami, grazie del follow, gentilissimo. Abbiamo 36 monete. Che ci possiamo comprare con 36 monete? Qua c'era qualcosa... Ah no, questo mi diceva delle sorgenti termali. Qua sopra era qualcos'altro? Questo è un peso.
Questo da 20 che cos'è? Yagoo Map Reader. Ah, possiamo salvare le rovine delle mappe. Aspettate però, non c'era. Ah no, era sempre qua, era l'altro da 50. Il lettore dei glifi. Ma sì, prendiamolo, dai. Lo dobbiamo... Quindi praticamente in teoria adesso dovrei poter vedere le mappe. Ah, cavolo! Quindi non ci possiamo andare nelle cascate. Eccola la mappa! Ci serviva il map reader per vedere la mappa, ragazzi. E niente, allora dobbiamo entrare dentro. Ah, stavolta mi sono addormentato invece di mangiare. Quindi dobbiamo entrare dentro le rovine, apparentemente. Vabbè, dai, per adesso... Per adesso sta andando un disastro. Asada! Ogni tanto vedo che comunque sì, anche se li abbiamo distrutti la prima volta, lasciano sempre dei soldi. Ogni tanto. No, a sinistra da quel coso grosso non ci vado, Brando, mi spiace. Con 32 punti ferita non ci vado. Ci saranno dei segreti? Ma si poteva rompere solo da dentro? O si poteva rompere anche da fuori? Però mi sembrava un muro come un altro, quindi li dobbiamo colpire praticamente tutti. Vabbè, abbiamo fatto la scorciatoia, ragazzi. Ah, c'era una scala. Ehi Raffaele, buongiorno, ben arrivato. Cos'è? Sbagliato. Ma sto provando. Ok, ma anche se lo spingo. Ok. Loro parleranno solo con coloro che hanno appreso le sette storie e avranno superato le sfide all'interno. Va bene. Oh cavolo, son piene di trappole. Ah, ci serve l'oggetto per leggere i glifi, ragazzi. Questa è rotta, però. Comunque le musiche sono stupende. Ah, non si sale là sopra. Perché quella faccia mi guarda così? Che cosa sei, un pipistrello? Ti uccido. Ci deve essere. Ma non è valido però, i pipistrelli passano attraverso... Ok, ci deve essere qualcosa per aprire quella cesta. Questo scheletro o si anima... Oh, forse quello sotto sa qualcosa? Vediamo un attimo. Ok. Scusa, come fa a sapere il nome della stanza? Come ha fatto a trovare il nome della stanza? Ok, il nome della zona me lo dice, Gate of Guidance. Però il nome della stanza come ha fatto a trovarlo?
Aha! Aspettate! Mamma mia! Secret Orb? Dove è finito il Secret Orb? Ah, mi ha aumentato, mi ha raddoppiato i punti ferita. Ok. Vedo delle stalattiti sopra quella tomba. Ma si sono fermati tutti gli scheletri? Il che è preoccupante. Forse devo passare correndo? Ma non si corre. Ah! Ah! No. Ah, cavolo. Quindi da là sopra ci arriviamo soltanto se scendiamo da prima. Ho sentito uno strano so... No, cavolo, sono respawnati tutti. Ah, scorre, scappa, scappa, scappa. Non ci andiamo, Brando, dal mostro gigante. Quello ci uccide e basta. Infatti. Niente, dobbiamo, mi sa che dobbiamo tornare a comprare... Però mi sa che non ho i soldi, costava 50, vero? Che cosa? No! Ma che cosa è? Erano quelli... gli affari. Vediamo se riusciamo a leggere qualche cavolo. Qui ci sono questi. Niente ragazzi, mi sa che dobbiamo arrivare a 50 monete e tornare indietro a comprare il lettore dei glifi, perché no, assolutamente non capiamo nulla qua. Non c'è proprio niente da fare. Là sotto, in basso a sinistra, c'è un... Questo si sposta, no? L'occhio, gli possiamo fare qualcosa? Ah, ho capito a che servono le punte, non posso saltare. Ora mi è chiaro. Oh, cavolo! No! Dannata trappola! Mi ha fregato la trappola, ragazzi! No, dobbiamo sapere. Allora, io non so se... Oh! No, dobbiamo assolutamente andare a prendere... Assolutamente, ragazzi. Dobbiamo andare a prendere quell'oggetto. Dobbiamo andare assolutamente a prendere quello. Ma dai, topo bassa. Ma sono topi, raga. Ma che cosa sono? Sono topi col nasone. Ma che... No, sul serio, che cosa sono? Voi lo capite? Ma saranno topi col nasone. Cavallucci sotterranei. E proviamo a vedere. No! Fesseria mal. Proviamo a vedere se riusciamo
Tanto se riusciamo a tornare indietro. E poi se riusciamo ad ottenere... i soldi necessari. Che io mica lo so. Cioè comunque ci mancano, mi sa, 11 monete. Che non sono affatto poche. Potremmo però... Ok. Potremmo però provare ad andare a vedere la cascata, anche se lui ci ha consigliato di non farlo. Allora, prima recuperiamo energia, poi salviamo. E... Asada! Ma devo capire, queste cose verdi a che cosa servono? Ah, aspettate! C'è una barra... Io non so se la vedete, ragazzi. C'è una barra blu... sotto... Ah, cavolo, mi sono distratto. Sotto la barra verde. Sono distratto a vedere la barra blu. Non è che riempie quella? È perché ne danno talmente tanti pochi che non so se... Costava 50 comunque, vero? Ricordo bene. Costava 50. Cavolo. Allora, facciamo così. Andiamo a salvare e proviamo ad andare a vedere la cascata, anche se mi consiglia di non andarci. E non so perché, allora sto per andare, però. Gusto dell'esplorazione. Non ci voglio andare dal vostro enorme. Quello è gigante, Brando. Ok. Quello è troppo grande, fa male. Ok. A meno che aspettate, non c'è qualche passaggio segreto? Perché qua non abbiamo controllato. È tuo amico. No, non mi sembrava amichevole, ragazzi. No, non mi sembrava affatto amichevole, a dirvi il vero. Ah, cavolo. Ah, vabbè, sentite, io vado. Però... Ah, sto perdendo... No, sto perdendo energia. Cavolo. Ok, quindi niente, mi sa che qua sotto abbiamo fatto male ad andarci, ragazzi. Dannazione a questi corvacci. Ah, li odio già. Questi sono i mostri più difficili, secondo me saranno i mostri più difficili del gioco. Questi condor. Veramente. Beh, non si prendono. Io odio i mostri volanti nei platformer. li odio veramente. Ho dei seri problemi a prendere. No, ragazzi, non si prendono. Cioè, è impossibile da... sono impossibili da prendere. Ci sarà una maniera più facile per... Fu così che moriranno a causa di un condor. Ah.
L'ho colpito, l'ho colpito. L'ho colpito, l'ho colpito. Ah! No, ce n'è uno anche qua. Dobbiamo attaccare. No, non possiamo risalire, ragazzi. No, non si risale. Perché c'è quel cavolo di... C'è un passaggio segreto. C'è un passaggio segreto. C'è un passaggio segreto. Aspettate. C'è un passaggio segreto, l'ho visto. Ignoriamo il Condor. E andiamo al passaggio segreto. Ah, dannato uccellaccio. Ok. Perfetto. No. Ok. Ah! No! C'è il problema. Più che altro. Au. È che continuo a perdere energia. Non riesco. No, no, non riesco a saltare. No. No, mi sa che non ci possiamo andare qua, ragazzi. Mi sa che non ci possiamo ancora andare là. No, non ci possiamo ancora andare. Allora, quindi, a destra non ci possiamo andare. Potremmo andare a vedere il mostro. Però secondo me quello mi uccide. Quello è troppo forte, dai. Quello sarà tipo un mini boss. Secondo me quello ci devasta. Secondo me quel mini mostro ci devasta. Cioè, mini mostro, quel mostro gigante. Au, è un mini boss. Aspettate, recupero energia già che sto qua. Ma secondo me ci uccide subito. Devo. Oh! Dannato Condor! Devo capire come si usa. Ops, ho sbagliato! Ah. Devo capire come si usano quella specie di cerchi. Cioè, ci siamo mai andati? Ah, ci porta. Non mi uccidere Condor! Odio. Odio tutto quello che i Condor rappresentano in questo gioco. Cioè i mostri volanti dei platformer. Perché praticamente non ti puoi. No, non ti puoi muovere quando combatti, Brando, e non puoi neanche cambiare direzione mentre salti. Quindi non c'è bisogno di vedere il moveset del mostro per capire che ci devasterà. Cioè, secondo me serve. Ah, che scocciatura. Serve tipo la pistola che avevamo visto. Ma qua sopra che cosa c'era? Qua dentro. È questo, è Argus. Dobbiamo trovare la Serpent Staff per affrontarlo.
Ce l'ha detto anche il signore anziano. È lui, vedete, ricoperto in occhi. No, non attacca, ti viene semplicemente addosso. Non ha neanche bisogno di attaccarti, lui ti cammina direttamente sopra. Quindi niente, dobbiamo trovare il bastone. Il problema è che io volevo comprare quel lettore di glifi per cercare di capire gli indizi all'interno della rovina, ragazzi. Però dobbiamo fare altre 10 monete. E non le droppan sempre. Passaggi, altri passaggi segreti non mi sembra di averli visti o trovati. Perché questi una volta utilizzati difficilmente lasciano altre monete. Il vaso di quella non si rompe, la ciotola di questo non si rompe, il bambino non si uccide. Ah, c'è il buckler, però potremmo prendere il buckler. Però mi sembra che diceva... Allora, aspettate, intanto salvo. Perché comunque abbiamo fatto altre 2 monete. E apparentemente su questo gioco ogni moneta conta. Un'altra. Niente, ci serve quel cavolo direttore di glifi, ragazzi. C'è niente da fare. Dobbiamo cercare in tutti i modi di ottenere queste altre 9 monete. Ma... ci sarà una maniera facile per ottenere le monete? Chissà se riusciamo a passare dietro la statua del becio. Io queste sfere non ho capito. Cioè, una volta riempita la barretta blu, che succede? Cioè, c'è tipo un livello, passa un tipo di livello. Ci manca pochissimo, ragazzi, ce ne mancano solo 4. Ah, cavolo. No, non ci arrivo. Ci mancano solo 4 monete. Ma se io salto da qua così... ah. Me. Speravo di... ah! Ops. Speravo di riuscire a trovare... ma insomma... ah, aspettate! Cosa? E adesso che l'ho installato non ci posso giocare? Cioè, mi occupa anche 400 mega, ma non ci posso... no, non posso giocarci? Al gioco? Non è che lo troviamo nel menu principale? Tipo l'abbiamo sbloccato, una cosa aggiuntiva nel menu principale? No, apparentemente no. Oh cavolo, io voglio giocare con il giochino. Forse glielo dobbiamo portare?
Non è che glielo dobbiamo portare? Ma sono l'anziano, sono importante. No, non mi dice niente, ragazzi. Non so che fare con questo gioco. Vabbè, intanto che abbiamo spazio, teniamocelo. Finché abbiamo spazio, ragazzi, teniamolo. Poi ce ne preoccuperemo. Dai, mancano solo 4 monete, cavolo. E abbiamo quasi riempito la barra blu. Chissà che succede. Due monete, due monete, due monete. E ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ah. Aspettate però, perché magari non riusciamo a installarlo. Ah no, ok. Perfetto. Ah, dobbiamo andare a recuperare energia prima di scendere. Speriamo di trovare qualche altro metodo alternativo, ragazzi, per recuperare energia. Vabbè che sta, alla fine sta vicino all'ingresso, quindi un grandissimo... ci ha dato altre due monete adesso. Un grandissimo problema non è. Cioè, andiamo qua, facciamo così e stiamo al massimo. Quindi, qua fuori, ragazzi, c'erano dei glifi da leggere, no? Vero? Stavano tutti dentro le rovine. Non ce n'erano qua fuori. Ma niente, qua dobbiamo per forza scendere così. Allora, questo era scritto normalmente, vero? Questo qua. Sì. Allora, vediamo qua. Ah, fuori. Solo gli eroi che non temono la morte. Solo gli ero. Soltanto gli eroi che non temono la morte è permesso procedere. Questo no, non c'è scritto. Ah, perché è rotta. Vieni qua. Bastardo di un pipistrello, vieni. Com'è che io non devo andare di qua? Addio, pipistrello. Devo scendere di sotto da qua. Questa si premerà? Sembra una cosa che si può premere. Vero? Sembra una cosa che si può premere, ragazzi. Cioè, non è un'impressione mia, vero? Quella statua lì a sinistra è strana. E poi ci sono quelle quattro luci. Aspettate, fatemi ritornare sopra. Perché ci sono quelle quattro luci blu. E non riesco a capire se effettivamente servono a qualcosa. Lui non diceva niente? No. Via.
Che strano. La barra blu è scomparsa. Ok, questo è ancora più strano. Però non ha fatto niente. Ah, aspettate ragazzi, ma io non l'avevo vista prima. Qua c'è una scala. Che cos'è? Chi sei? Ma che cosa sono questi? Ok. Però vedete, sembra. Ragazzi, a me sembra che si possano spostare queste statue. Ne sono quasi certo. Anche qua sembra. Che strano. Ah, cavolo, dovevo saltare. Però non sappiamo i nomi delle stanze, perché ci serve una mappa per sapere i nomi delle stanze. Quindi c'è un pavimento nascosto sul Heavenly Corridor. Ma sapere i nomi delle stanze. Ah! Ok. Cioè tipo. E eccola! Eccola. Abbiamo trovato la mappa. Heavenly Corridor. È questo. È questa stanza qua. Ma che? Scusa, il passaggio nascosto è questo? Ma no. Ma davvero? Oh cavolo, sono caduto di sotto? No! Via pipistrelli! Ma non può essere questo, dai. Quando uno inghiotte, l'altro sputa. Quando uno inghiotte, l'altro sputa. Ma per saltare dall'altra parte, dice. Quindi ce ne sarà un altro. Ok, quelli sono scheletri rossi però. Ah, da qua non. Oh, no! No! Oh, sono intrappolato. Cavolo. Ok. Ah! No! Oh cavolo! Che cosa? C'è una pedana qua! Ma era già premuta questa pedana? Da adesso sposto. Ah cavolo! Quelli là sopra. Ma io non ho il Santo Graal però. Oh! Mi sta sp. Devo. Ah, ho capito. Devi cadere di sotto. Come faccio a. Ah, ok. No, mi sono bloccato. Dannazione, Mal. Ok. Però c'è anche. C'è anche un simbolo là sopra, però. In alto. La dobbiamo far finire.
Ok. Ah, cavolo di trello. Ok. Ma... Ah, li devo spostare tutti e due. Eh no, non ce l'ho, Brando. Che mi sa che quest'altro lo riesco a spostare solo se... Ok. Ma... No. Me ne serve un altro. Me ne serve un altro. Cavolo. Oppure no, come aspettate? No, ci deve essere qualcosa che ci manca. È indie. Deve essere qualcosa che ci manca, ragazzi. Perché spostarlo di qua? Andiamo a vedere dall'altra parte. Ah! No! No! Muori! Muori! Wow! Ci posso arrivare? Ah sì, ok. Perché poi me le resetta ogni volta. Figurati, Taci. Ci mancherebbe. Questo scheletro non si analizza. Eppure, non lo so, ragazzi, ho la sensazione che ci stiamo dimenticando qualcosa. Siamo bloccati qua. Ok. Oh! No! Ma cavolo, ma è pieno di trappole! E qua dove si va? No, i topi saltanti. Però, possibile che è chiusa questa stanza? Aspettate. Ah. Ma... Come ha fatto il topo saltante a scendere di sotto? Come ha fatto quel topo saltante a scendere di sotto? Ma che cos'è? Ma esplode? Cioè, se io faccio passare quella piattaforma... Perché dovrei far passare quel... Qualcosa che non mi... Ah no, mi blocca proprio la strada, non posso proprio scendere. Quindi possiamo andare a vedere di qua. Sopra il Tempio del Sole. La chiave è stata nascosta. Io vorrei veramente... Più che altro... Qua è chiuso. Qua è chiuso, ragazzi, qua sotto. Dicevo, io più che altro vorrei cercare... Intanto non so assolutamente dove siamo andati a finire. Ah! Cavolo. No! No! Vabbè. Cioè, questa cosa con quei due pilastri non l'ho proprio capita. Cioè, questo ogni tanto spara, però non ha molto senso.
Ah, dannazione. Ah, cavolo. Quindi, se io... Devo togliere questi cavolo di pipistrelli, ragazzi. Sono troppo fastidiosi. Quindi, se io questa la colpisco, questa qua, dovrebbe rientrare, no? Perché se uno ingoia, l'altro sputa. E infatti mi ha fatto la musichetta. Quindi adesso devo cercare l'altro che ha sputato. Ah, eccolo chi è che ha sputato. Che cosa sono quelli? Ma si è resettato, no? No, ma sul serio, che cosa sono? No! Ah, ok. No, va bene. Ah, non mi ha aperto. No, non mi ha aperto il... Come faccio ad aprire? Aspettate, che cosa c'è scritto di qua? La piattaforma bianca e la scatola bianca sono attirati l'uno all'altro? Eh? Cosa? Ma non posso... Ah, eccola, l'ho vista la piattaforma, questa. Però non posso... Come faccio ad andare dall'altra parte per tirarla? Come faccio ad andare dall'altra parte e tirarla? A meno che... No, non devo entrare in quella porta là sopra. Aspettate, proviamo a entrare in questa porta qua sopra. Sto per morire comunque. Vi volevo avvertire. Ok. Grazie. Mi dici sempre la stessa cosa? Sì. Più che altro perché mi sa che si apre la cesta. Come facciamo ad aprire? Come facciamo ad attirare quella cosa dall'altra parte? No, una maniera ci deve essere. Ah, aspettate, aspettate. Forse se io sposto prima questa... Ah, cavolo di pipistrello. Ok. E già me l'ha detto. Cerca la luce rossa. Il gioiello dell'Hank. Ok. No! Che bastardo. Ho sentito un clunk. Stiamo camminando nel nulla, ragazzi. No. Però non abbiamo aperto quella cesta. Io volevo aprire quella cesta. Io volevo aprire quella cesta, ragazzi. Stiamo praticamente all'inizio.
Solo che non posso superare. Cioè, posso tornare indietro, ma non posso superare questa parte. Questo muro qui. E poi là sopra c'è il simbolo di un. Ah, non posso più tornare indietro. No, non posso più tornare indietro. No. Rip. Ma dai. No, non posso più tornare indietro. Posso aprire questo? A parte che mi è rimasto solo un... qua sotto? Ma... no! No! Bastardo! Ok. No. Ah, oddio, pensavo di essere bloccato qui. Ma scusate un attimo, ma questa serie perché si è richiusa? No, c'è qualcosa che non mi torna, ragazzi. Questa non l'avevamo aperta. L'unica nostra possibilità è quella di andare avanti di là, quindi, adesso. Perché no, non possiamo fare nient'altro. Si è richiusa Cesare. No, non posso proprio fare niente. A meno che non trovo un altro oggetto qua. No, non posso fare nient'altro. Un elmetto. C'è da dire che abbiamo esplorato tanto. Il discorso è che tra un po' ci toccherà ricominciare l'esplorazione. Quindi praticamente avevamo fatto bene, secondo me, a scendere da quella parte dove eravamo andati, però non abbiamo capito tutti i... ah, cavolo. Cioè, tipo... cavolo di topo. Non abbiamo capito, per esempio... No, non ci parla neanche come quello. Cioè, per esempio, io pensavo che quelle porte restavano aperte. Invece col cavolo che restano aperte. Cioè, tipo... vediamo che dice questo scheletro. Per forza. Oh cavolo, l'ho mancato. Quindi niente, l'unica nostra possibilità, ragazzi, è quella di trovare. Però mi sa che schiattiamo prima. Tipo così. Dicevo, secondo me ci stavamo, ragazzi. Avevamo capito come... oh, scusa.
Avevamo capito come andare avanti. Però c'è qualcosa che non siamo riusciti bene a fare. Per esempio, questa cosa che diceva del... Vabbè, quello sicuramente parlava dei boss. Quando ha parlato dei sei guardiani. E... Però... Quello che non mi torna sono le altre... Le altre cose che abbiamo trovato. Tipo qua sotto, vi ricordate che cosa diceva? Noi prima siamo scesi giù, no? Abbiamo anche trovato la mappa. Noi siamo scesi qua. Tre luci al paradiso. Offri tre luci al paradiso. Tre luci al paradiso. Tre luci al paradiso. Devono accendersi in qualche modo queste cose, secondo me. Cerca di non provocare del danno inutile. Allora, la mappa l'avevamo trovata giù, vero? Ricordo bene, no? Qua si apre. Allora, qua praticamente dobbiamo aprire adesso per andare ad aprire le ceste. Ah, cavolo. Che stanno là sotto. Che restano aperte. Queste qua. E poi le possiamo raggiungere passando da sotto. Il discorso è che qua possiamo scendere. Ah, cavolo. Qua giù. Però come cavolo raggiungiamo quella parte con le punte? Perché se qua usiamo la frusta, l'occhio ci fa danno. No, ci serve qualche altra cosa, secondo me. Però vedete, adesso non l'ha chiusa il passaggio. Forse solamente se cambiamo livello lo chiude il passaggio. Comunque, adesso abbiamo aperto quelle tre ceste. Questa non ho proprio capito, ragazzi, come si apre. Questa cesta. Cioè, sicuramente c'è una maniera per aprirla, ma no. Ah, cavolo. Non l'ho capita. Cioè, secondo me dobbiamo accendere quelle cose. Però non so come accenderle. Allora, qua che cosa avevamo fatto, ragazzi? Perché qua c'è una trappola e non ci spreco neanche l'oggetto. Questo faceva cadere la mandibola di quello di sopra, no? Vi ricordate? E non ci spreco neanche l'oggetto. Qui mi aveva detto
Qui non avevamo trovato la mappa? No? Ok. Allora, per arrivare sopra, noi non andiamo sotto, ragazzi, perché sotto... Ah! No, non ci andiamo. Noi per andare sopra eravamo passati da qua. Ah no, cavolo! Ora mi ricordo. Dovevamo... Ah. Dovevamo attivare questa facendo prima l'altra, se ricordo bene. No, dannazione. Dannate. Che dice? Non dice niente? Dannate rane. Come cavolo facciamo a ripassare dall'altra parte? Con queste stupide rane. No, perché non sei salito subito, cavolo? Cioè, veramente devo prendere... Io... Ah. No! Vabbè, intanto ci prendiamo i soldi. Cioè, veramente devo prendere il tempo giusto, è quasi impossibile. Come faccio a prendere il tempo giusto qua? Cioè, è praticamente assurdo. Perché non me la fa colpire neanche quando sta per spawnare. Cioè, deve proprio essere completamente comparsa fuori. Io devo riuscire a tornare dall'altra parte, ragazzi. In qualche modo. Perché se non torno dall'altra parte, non riesco ad attivare questa piattaforma. E non possiamo andare a vedere sopra che c'è. Quella killer gamer! Niente, perché sennò prendo quella. Buongiorno, ben arrivato! No! Dai, ci deve essere la maniera per me di superarle. Non posso, Cesare, perché non ci sono le scale per arrivare più sopra. Ok, qua volevo andare. Questa è quella che diceva, uno ingoia, l'altro sputa. Perfetto. Ci sono dei negozi in queste rovine. Il problema è che non ho capito come far spostare quella lì. Ci deve essere la maniera per farla spostare, ragazzi. Questa qui. Come cavolo facciamo? Saltando da... No. Come si fa a fare spostare questa? Questa non si sposta e non ci possiamo far nulla. Qua no, non si cade. Non la possiamo tirare a noi, vero? Come faccio a farla spostare di qua?
Aspetta. No. Come faccio? Ci deve essere un passaggio, se no. Ci deve essere qualche altra maniera. Comunque, prima andiamoci a prendere quelle tre ceste, ragazzi. Che sono troppo curioso. È una droga questo gioco, ragazzi. È veramente una droga. Ok. Come no? E non ho capito come si apre quella, Cesare, no? Quindi no, non so che dirti. Ah, pipistrello bastardo. Ah, ma dentro ci sono soltanto dei soldi. Ma no. Ma rip. Cioè, l'unica cosa che ci ha dato sono dei soldi. Ma sul serio? No, ci sono rimasto malissimo. E adesso mi ha richiuso tutti i passaggi. Quindi praticamente tutti gli oggetti che abbiamo usato, i pesi che abbiamo usato, li abbiamo persi. Questa scala c'era prima. Ah, sì. Con 141 monete possiamo comprare qualcosa? Quasi sicuramente. Quasi sicuramente, non so cosa. Però qualcosa possiamo comprare. Tipo un magnete. Gestalt, buongiorno, ben arrivato. Hai ricambiato nome, Gestalt. Come la va, Gestalt? Tutto bene? Ma qua no, non posso comprare nulla. Ma mi sa che no, non c'è nient'altro da comprare. Forse la pistola. Che cos'è questo? Waterproof case. E il buckler. O la pistola. Possiamo prendere il waterproof case, il buckler, la pistola non la possiamo più prendere. Ciao, ehi Tony, buongiorno, ben arrivato. Qui ci sono i pesi. No, no. Cioè, veramente ci servirebbero, a essere onesti. E per il resto nulla. Il problema è che adesso ci sono rimasti pochi pesi. Prima eravamo scesi tipo con 8 pesi. E adesso ce ne sono rimasti veramente pochi. Cioè, potrei comprarne un pochino, però cioè, mi dispiace spendere i soldi. Ah, a proposito, come si usa la sub? Ah, con questo. Forse
possiamo riflettere qualche colpo con lo scudo. Perché dice che riflette i colpi. Possiamo riflettere qualche colpo con lo scudo e vedere. È che abbiamo solo tre. Cavolo. Abbiamo solo tre pesi, ragazzi. Posso tirare? No. Cioè, no. Posso solo spingere. Appunto mi... No, non riuscivo a capire proprio quello di prima. Come cavolo... Come cavolo superarlo. Molto strano. Dannato pipistrello. Anche quello delle... No, speravo lasciasse un peso. No, respingere i proiettili. No, non i condor. E finalmente Gestalt. Ah, attenzione, mi ha aperto anche questa. Ma come ci arrivo? Ah, devo rifare tutto il giro. Ok. Vabbè, non è stato allora uno spreco, ragazzi, essere ritornati su. Posso? Però mi servono dei pesi. Resta attiva. Qua resta tutta come l'abbiamo... No! Quelle monete. Si è anche aperta la porta lì basso, ragazzi, avete visto? Il problema sono i pesi, mi sa che ne avrei dovuti comprare di più, ragazzi. Mi sa che avrei dovuto comprare più pesi. Mi sa che non ci bastano. Mi sa che non ci bastano i pesi. Perché non sale? Ok. Cavolo. No, sbagliato sulla punta. Ok. Andiamo a vedere che cosa sblocca. Cioè, ci sprechiamo praticamente due pesi per farlo. Perché uno lo mettiamo qua e apre questa. No! Però una caduta alla fine. Che bastardi. Che bastardi con quella caduta alla fine. È veramente una cosa infame. Sulle punte. Lo sapevo. Ciao carta, buongiorno, ben arrivato. Ok, ti prego non mi dire che mi devi far usare un altro. Si è richiuso. No ragazzi, niente, dobbiamo andare a comprare altri pesi. Abbiamo finito i pesi. Abbiamo fatto qualcosa, ma non so che cosa abbiamo fatto. Non vedo niente di nuovo qua. Ah, cavolo, sono stato male. Non mi sembra di vedere nulla di nuovo. Dannati pipistrelli. Ti odio. Odio profondamente i pipistrelli. Qua non si passa.
Questa no, non fa nulla. Au. Niente, l'unica cosa che posso provare a vedere al volo, prima di andare a prendere altri pesi, è saltare di qua. Questa scala non la usa, vero? Ma dai. Niente, ci serve un peso. Cavolo. Qua ci serviva un peso. Non è che i pipistrelli lasciano dei pesi? No, eh. Quindi niente, ragazzi. Ci servono altri pesi. Purtroppo. E li abbiamo finiti tutti perché apparentemente alcune piattaforme sono a tempo. Quindi tu ci metti il peso, ma poi rip. Oh! Andiamo velocemente a vedere che cosa c'è qua sotto. Tanto un po' di energia ancora l'abbiamo qua giù. Ci serve un altro peso, come non detto. Però non possiamo riuscire. Cioè dobbiamo... possiamo riuscire da qua. Eh sì, ragazzi, servono tantissimi pesi, guardate. Sono piattaforme ovunque. Ci sono piattaforme ovunque. Questa si apre anche... No, si apre solo da un lato. Oh, cavolo. Ma dai. Ma è super bastardo questo gioco, ragazzi. Oh. Secchio riflesso. No. Ah, questa è quella che non abbiamo capito come risolvere. Eh sì, Cesare, adesso torno. Volevo solo vedere se riuscivo a trovare una maniera per... Se ne servissero... tre. Come se ne servissero tre qua. A meno che... Se io adesso sposto questa sopra... era quello che pensavo io, però no, no, non c'è niente con cui farla uscire, Cesare. È quello il discorso. No, non vedo... No, così non si spostano. No, non vedo nulla da premere, nulla da fare per farla uscire. Anche qua non c'è niente. Quindi no, non capisco. Io mi aspettavo di trovarne un'altra qua e poter usare anche la terza, no? Però non c'è nulla che la fa usare. Infatti è strano. Oh. Comunque sì, dobbiamo tornare... No! Dobbiamo per forza tornare su, ragazzi. Ops. Abbiamo finito i pesi. Non so
se mettermi a farmare un po' di pesi, perché li droppano gli uccellacci che stanno sopra, oppure se comprarli. Cioè ce ne possiamo comprare 10, però non so neanche se... Cioè che ne servono proprio tantissimi. Poi la cosa che non ho capito è... Che stra... Oh! No, pensavo di aver trovato... Cioè noi abbiamo comprato la custodia per il portatile, no? Ma quella ci servirà effettivamente a qualcosa. Cioè io l'ho presa a prescindere. Però no, non mi sembra che il portatile si sia danneggiato entrando nell'acqua. Cioè mi sembrava completamente... Au! Normale. No! Cioè... Non mi sembra effettivamente gli sia successo nulla. Ah, cavolo. O mi sbaglio? No, è strano. Ah. Sì, adesso vado, Cesar, non ti preoccupare. Stavo solo vedendo se trovo qualche ceppo. Adesso faccio tutto. Anche se... Cioè ci siamo aperti qualche passaggio, però non abbiamo fatto tantissimo. Ok, ci sono. E perfetto. Però sì, avrei voluto trovare... Niente, l'unica cosa che possiamo fare è comprarci tantissimi ceppi. Ah no, non sei tu quello che vende. No, non i ceppi, i pesi. Già stavo pensando ai ceppi. Ah, me ne dà 5 per 10. Beh, direi che 20 bastano, ragazzi. Anzi, sentite. Facciamo così. Ne abbiamo 30. Ne abbiamo 30. Direi che sono più che sufficienti. Beh, dai, direi che non sta andando. Ciao Guido, buongiorno, ben arrivato. Direi che non sta andando male, no ragazzi? Scusate, vi prendo un minutino di pausa. Ci facciamo un'altra mezz'oretta sulla Mulana. Poi andiamo a fare Graveyard Keeper. Cioè, abbiamo scoperto tante cose. L'unico discorso è che alcuni enigmi, cioè, perché l'hai detto? No. Ce la facciamo. No, stavo pensando a quella... Allora, noi abbiamo una cesta praticamente quasi assicurata a sinistra della pedana, quella che si alza e si abbassa, no? Però c'erano delle punte nascoste nel terreno. Io non vorrei che se mettiamo il peso lì si attivano le punte. Che potrebbe essere un pochino un problema.
Allora, nell'acqua non ci possiamo andare perché ci fa danno. Il mostro blu non lo possiamo uccidere perché ci serve il bastone del serpente. No, era il bastone del serpente, diceva serpente. Diceva serpente, ragazzi, era il bastone del serpente, ricordo bene. Che altro? Abbiamo. Ok. Ci sono. Abbiamo l'altra parte sotterranea da vedere, che ci servivano tipo 3 pesi per andare avanti. Cavolo, abbiamo 30 pesi adesso, ce la dobbiamo fare per forza. Dai, 30 pesi. Vabbè, i mostri praticamente è inutile ucciderli. Ma sì, ci sono. È tutto sotto controllo. Cioè, oddio, è inutile. Io queste cose verde non ho capito a che cosa servono. Quelle cose verdi non ho proprio capito a che cosa servono. Cioè, se... è vero che ogni tanto i mostri danno i soldi, però più che altro trovo bastardi questi qua che... ma perché sono piccoli pesi? Ah, cavolo. Ah! E dai, cavolo di pipistrello. Veramente? No! Ma è scivolato! Non sulle punte! Volevo andare a prendere la cesta a sinistra. Questa niente, non ho proprio capito. Ma come si attiva? Questa qua. Però vedete che ci sono delle punte nascoste nel terreno? Però non ha aperto questa. Però mi ha fatto il suono di un segreto. Che segreto ha fatto? No. Vabbè, questo c'è. Cioè, bisogna abbatterlo, ragazzi. Sono proprio i mostri più odiosi, quelli volanti. Cioè, io continuo a sperare di poter passare o rompere qualcosa. Oh, soldi. Perché se vedete bene, vedete che entra all'interno del muro? Quindi è come se io potessi arrivare dall'altra parte. Cioè da sinistra. Come se ci fosse una strada qui a sinistra. Però non so come prendere. Allora, lì si cambia zona sotto. E che cosa? Ah! Questo si rompe.
Ah, che cos'è questo? Negozio nascosto. Mi manca una moneta per prenderlo. Ciao Hyde! Mi manca una moneta per prenderlo, ragazzi. Aspettate, forse riesco a prenderlo. Eccola. Ci riesco ad arrivare. Ok. Compriamolo i negozi segreti. Ok. Ma bastardo. Era qua sopra che dovevamo andare, no? Ok. Tipo, queste scale come si attiveranno secondo voi? Ci sono i simboli dei quattro elementi, ragazzi. Là sopra, là intorno. Non è che devo attivare quelle pedane lì, queste qua. Però c'è l'occhio da... Prima di premerle, fatemi... Cioè, lo sapevo io. Siamo praticamente morti. Scusa, qua no, non diceva niente. Lì c'era Gil's Random Hidden Store. Quindi ci avvertiva anche del negozio. Qua non si cade, vero? Qua sopra dove si andava? Ah, ok, ci riportava. Ho comprato un oggetto che suona quando ci troviamo vicino ai negozi segreti. Però dobbiamo... Abbiamo fatto qualcosa all'interno del dungeon prima. Però non so che cosa. Però niente, adesso dobbiamo riuscire, ragazzi. Ci ha ridotti troppo, troppo, troppo male. Cioè, se ci sfiorano siamo morti. Se ci sfiorano siamo veramente morti. Ok. No! Ah! No! Dannati! Che volevo provare ad attivare le pedane con gli elementi, ma niente, mi sa che in ogni stanza dove si vede quell'occhio blu aperto. Significa che qualsiasi cosa colpisci, l'occhio ti attacca. Proprio qualsiasi cosa colpiamo. No, allora c'è da dire che ogni volta che scendiamo facciamo un piccolo progresso. Cioè c'è da dire questo, ragazzi. Quindi comunque sia. Stiamo andando avanti. Ok. Sono molto carini questi. Cioè, questa tipologia di gioco così. Con gli enigmi, però. Devo ammettere che. È molto, molto carina. Cioè, praticamente è vero, ci sono tanti mostri in ogni schermo. Però si va avanti risolvendo enigmi e...
La trovo veramente una cosa carinissima. Secondo me questo gioco piacerebbe anche... Tanto, esatto. Lo sai, il personaggio mi ricorda molto Rick Dangerous. Ciao Efesto, buongiorno, ben arrivato. Questo gioco piacerebbe tanto anche a Viven, secondo me, con tutti questi enigmi. Infatti mi sa, ragazzi, che ci fermiamo qui e poi lo continuiamo anche quando c'è lei, perché secondo me si diverte molto. Troppo carino. Oh, ah, ok, questa è quella che abbiamo visto e abbiamo scoperto da soli che si apriva con... come si esce dal... Ah, è molto molto carino, ragazzi, cavolo, veramente carinissimo. Allora, datemi 3 minuti, ragazzi, che cambio gioco e ci facciamo qualche oretta su Graveyard Keeper. E mi sa che lo continuiamo questa sera, ragazzi. Anche perché, per quanto ne so io, mi sa che sono tipo la Mulana, sono tipo una 50ina di ore di gioco. Quindi ci metteremo un bel po' per finirlo. Datemi 3-5 minuti, così mi vado anche a prendere un caffettino e continuiamo con Graveyard Keeper. A tra pochissimo!